lontani dalla realtà e creiamo semplicemente più delusione dai cittadini. Onorevole Comi, a facoltà. Grazie Presidente, caro Commissario, ritengo che l'adozione della direttiva servizi abbia rappresentato un importante risultato per la realizzazione di un obiettivo essenziale per l'Unione Europea, ovvero la creazione del mercato unico dei servizi. Concordo con ritenere che la sua piena attuazione possa sbloccare l'enorme potenziale economico e la creazione di posti di lavoro. Vorrei sottolineare qualche aspetto che a mio avviso merita di essere evidenziato. In primo luogo, il pieno e puntuale recepimento della direttiva negli ordinamenti interni deve rimanere per noi un'assoluta priorità. A riguardo, penso che il Parlamento europeo debba avere un ruolo più forte nel monitoraggio della sua attuazione da parte degli Stati membri. E questo sia per il contributo significativo che lo stesso Parlamento ha dato nel lungo e complesso procedimento legislativo, sia perché, considerata l'importanza della materia, è giusto che la voce dei cittadini venga in modo corretto e in modo equo rappresentata e presa in considerazione. Inoltre, le questioni interpretative mosse da alcuni Paesi relative all'ambito di applicazione della direttiva meritano di essere chiarite, senza indugio, per garantire la certezza del diritto e la sua efficacia. La realizzazione degli sportelli unici dei servizi deve avvenire in maniera sempre più informatizzata, con l'offerta di servizi online di agevole accessibilità, soprattutto per le piccole e medie imprese, che assicurino l'interoperabilità con gli altri portali degli altri Stati membri, evitando così le barriere linguistiche che oggigiorno dobbiamo superare. Riguardo al processo di valutazione reciproca prevista dalla direttiva, se condotta nel modo adeguato, può essere davvero utile per l'individuazione della best practice che possono essere da stimolo per quei paesi più pigri nell'attività di recepimento e promuovere la convergenza delle legislazioni.